Luci ci sono. Yes, ci sono. Fare il TechTuber è un lavoro bellissimo, fino a che non vi si presenta il ragazzino che vi chiede una configurazione da gaming e ti chiede, non so, un Ryzen 9 5950X, 32 GB di RAM e una RTX 3090. Tu a quel punto cerchi di farlo ragionare, gli dici: guarda, se devi solo giocare, magari questa configurazione non è adatta per te. E lui: ma no, io l'ho vista da Power. Power gioca con quella configurazione e fa 200 FPS su Warzone. Sì, ma Power è un content creator e probabilmente rientra al mese di 10 volte il valore di quella build. Fare il TechTuber è un lavoro bellissimo, fino a che non arriva nei commenti di YouTube il complottista che dice: no, assolutamente no, non è così, perché l'occhio umano può vedere al massimo 24 frame al secondo. Tu a quel punto gli chiedi: hai mai visto un filmato a 60 frame al secondo? E lui: sì, non vedo alcuna differenza. Ho una piccola sorpresa per te. È il tuo cervello ad avere qualche problema. Fare il TechTuber è un lavoro bellissimo, fino a che non trovi l'utente che dice: ah, io col mio Intel Core i7 3770K riesco ancora a giocare a tutti i videogiochi possibili e immaginabili con la mia magari RTX 3090. Il mio processore è solo overclockato a 5,2 GHz con boh 1,8 volt sul processore proprio, e non ho mai avuto problemi. Sì, a parte lo scioglimento dei ghiacciai, ecco, quello è il problema che avete se overclockate così tanto un processore. Fare il TechTuber è un lavoro bellissimo, fino a che non si presenta il complottista in chat, cosa realmente successa, e vi dice: sì, vabbè, Nvidia ormai è praticamente la Apple delle schede video, è come chi è fan della Dyson. Ma in che senso? Fare il TechTuber è un lavoro bellissimo, fino a che non arriva il genio in chat che dice: ma mio cugino, con il suo, adesso faccio un esempio, col suo Cooler Master CM550W Bronze, riesce tranquillamente a tenere una RTX 3080. Sì. Come no? Fare il TechTuber è un lavoro bellissimo, e c'è da dire che però molto spesso i componenti PC si rompono, e a quel punto perché non rivolgersi a Metal PC Custom, che è lo store tutto italiano al quale chiedere il vostro prossimo PC? Con un catalogo pieno di componenti e molte volte prezzi davvero convenienti, vi seguono prima, durante e dopo l'acquisto della vostra configurazione. Quindi andrei a salutarli e dite che vi manda il punto di G. Fare il TechTuber è un lavoro bellissimo, fino a che non arriva il tizio, il genio, il saggio, colui che ha capito tutto della vita e vi dice: eh sì, vabbè, tanto che ci vuole? Basta praticamente una webcam, basta praticamente una luce come di quelle, una lampadina da bagno e puoi fare i video. In descrizione c'è tutto il mio setup per avere una qualità per me accettabile, quindi andate a dare un'occhiata. Fare il TechTuber è un lavoro bellissimo, e quando si parla di configurazioni al massimo per il gaming, arriva poi il ragazzino che purtroppo per lui non ne capisce troppo e dice: sì, vabbè, io gioco competitivo da PS4. Questa mi fa ridere ogni volta. Fare il TechTuber è un lavoro bellissimo, e purtroppo, beh, c'è da dire che anche io qualche volta sbaglio, come quando chiamo l'attenzione sul processore semplicemente voltaggio e c'è qualcuno che mi corregge. Questa cosa mi dà pesantemente al capo. Fare il TechTuber è un lavoro bellissimo, tranne quando la gente ti dice: vabbè, tu fai lo YouTuber, è normale che tu abbia una RTX 3080, le mandano gratis a voi YouTuber. Sì, fare il TechTuber è un lavoro bellissimo, tranne quando devi passare ore a editare i video per renderli, beh, carini, fruibili, eccetera, eccetera, e qualcuno ti dice: vabbè, che ci vuole? Tu fai video, monti video, ci vorranno 10 minuti per fare tutto e prendi i soldi. Fare il TechTuber è un lavoro bellissimo, tranne quando c'è gente che in chat ti dice: ma che schifo lo sfondo sfocato dei tuoi video, non potevi usare una webcam? Fare il TechTuber è un lavoro bellissimo, però diciamo che passi come il
cugino nerd che viene a casa, veniva almeno qualche tempo fa a casa tua a formattarti l'hard disk e a farti rivivere il PC. Il problema è che molte volte ti chiedono una configurazione, secondo te questa va bene? Sì che va bene, non si fanno sentire per mesi e dopo appunto dei mesi ti ricontattano, il mio PC non va bene, fra che ne so che cavolo hai combinato in questi mesi, hai aggiornato il BIOS e come si fa? Glielo spieghi, lo aggiornano e dicono, tutto è come prima, e frate, come sopra, non lo so cosa hai combinato, quindi... Fare il TechTuber è un lavoro bellissimo, tranne quando ti dicono, guarda, io ho comprato questa scheda madre, una B550i Mini ITX, e voglio metterci un processore a 16 core, ma il processore non va, perché? Fare il TechTuber è un lavoro bellissimo, tranne quando ti dicono, guarda, io ho un hard disk meccanico da anni, non mi ha mai dato problemi, secondo me gli SSD sono inutili. Fare il TechTuber è un lavoro bellissimo, tranne quando ti dicono, ma 1200 watt di alimentatore per un setup doppio PC, sono troppi, bastavano tranquillamente 600 watt. Fare il TechTuber è un lavoro bellissimo? Sì, questo è vero, è un lavoro bellissimo, perché non ti permette soltanto di poter condividere con altre persone una passione, non ti permette di soltanto di poterti esprimere a livello artistico o comunque a livello tecnico con video, registrazioni varie, non lo so, live streaming particolari, ma ti permette anche di venire a contatto con persone che col tempo non diventano semplici utenti, non diventano follower, non diventano iscritti, ma diventano letteralmente degli amici con i quali ti senti tutti i giorni, con i quali giochi tutti i giorni al PC. E nulla, è semplicemente un lavoro bello. Io sono un TechTuber da un anno più o meno a questa parte. Ho provato prima a intraprendere la strada di YouTube, ma mi rendo conto che fare il TechTuber mi riesce leggerissimamente bene. Quindi questo video era semplicemente per farvi fare una risata e farvi capire le difficoltà e a volte i nonsense che un TechTuber incontra durante il suo percorso. Questa qui è bonus. Fare il TechTuber è un lavoro bellissimo, tranne quando ti dicono che più LED RGB non aumentano gli FPS. Detto ciò, ragazzi, sono tornato con idee nuove, programmazioni nuove per settembre e comunque l'autunno e l'inverno. Ci sarà un video dedicato più avanti. E nulla, volevo solo farvi fare una risata. Vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto DG. Fatemi sapere magari se anche voi avete avuto esperienze con persone che credevano che il TechTuber fosse qualcosa di diverso da ciò che effettivamente è. E ci vediamo alla prossima, sempre qui sul Punto DG, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli.